La lezione di oggi riguarderà un periodo storico particolarmente complesso da un punto di vista intellettuale. Parliamo appunto del XII e del XIII secolo e accentreremo la nostra attenzione sulla scuola filosofica che si sviluppa presso l'Università di Parigi. La città di Parigi in quegli anni è il centro della cultura dell'Occidente, nelle sue aule, nei suoi luoghi didattici, insegnano le menti e gli intellettuali più importanti del periodo. Teniamo presente che si tratta di una cultura fondamentalmente di emanazione clericale, di emanazione della ideologia e della filosofia della Chiesa cristiana d'Occidente. E quindi è impossibile per un intellettuale del tempo prescindere da questi concetti. Lo vediamo ad esempio in questa prescrizione di studio per gli studenti dell'Università di Parigi, formulata intorno al 1254. Potete leggere come siano elencate una serie di opere di grandi filosofi del passato e come queste opere vadano lette e vadano studiate in determinati periodi dell'anno, esattamente parallelamente allo scandire delle feste religiose dell'anno stesso. Quindi il calendario, la scansione temporale del tempo di questi chierici che studiavano presso l'Università di Parigi è quella ovviamente della Chiesa Cattolica. Studiano le opere dei filosofi del passato, studiano anche opere di filosofi pagani, ma le studiano in un contesto assolutamente di tipo cristiano. Devono stare attenti perché possono ovviamente leggere questi componimenti, questi volumi, ma non devono comunque mettere in discussione la giustezza degli insegnamenti della Chiesa Cattolica, perché questo potrebbe avere delle conseguenze estremamente negative. Questa è la città di Parigi come più o meno doveva presentarsi intorno al 1250, fine del XIII secolo. Vedete che fondamentalmente il nucleo della città è quello che c'è sull'île de la Cité, in mezzo alla Senna, che è un po' l'antica capitale Lutezia, l'antica capitale romana. E intorno a questo nucleo urbano, primitivo si è sviluppata tutta una città medievale intricatissima, con strade strette, con strade sporche, con la facilità di incorrere poi in malattie infettive legate a questa, diciamo così, concentrazione antropica del tessuto urbano di Parigi. Quindi è una città molto diversa da Parigi che noi immaginiamo attualmente, insomma, quella che siamo abituati a vedere. Ci sono dei ponti che attraversano la Senna, alcuni sono ponti di legno perché non c'è ancora l'abilità tecnica per poter gettare dei ponti di pietra della qualità di quelli costruiti dai romani. E quindi è una città completamente diversa da quella che noi siamo abituati a considerare oggi. Da dove provenivano i libri che studiavano gli studenti dell'Università di Parigi? Fondamentalmente dalle grandi strutture monastiche dell'Occidente medievale. Mentre siamo nel XII e XIII secolo, la struttura monastica più importante è quella di Cluny. Cluny è un grande monastero che sorge in Borgogna, è un monastero che vede la partecipazione di qualcosa come 2000 monaci, i quali sono intenti fondamentalmente a studiare e a copiare decine e decine di volumi e poi a diffonderli in tutto l'Occidente medievale. L'importanza di Cluny è legata al suo potere economico perché la fertile regione in cui Cluny sorge è coltivata da servi della gleba, diciamo così, che sono direttamente dipendenti dal monastero stesso. E in più l'abate, cioè il capo di questa comunità monastica, è un personaggio estremamente importante per la politica del tempo. La Cluny che vedete raffigurata in questa illustrazione è la cosiddetta Cluny terza, la più grande delle basiliche costruite successivamente a Cluny,
ed è una chiesa enorme, pensate che era lunga circa 190 metri, più o meno come San Pietro di adesso. E nel transetto che vedete raffigurato, le torri laterali sono alte circa 70 metri e quella centrale arrivava a 100 metri di altezza, quindi una chiesa assolutamente colossale. Nel 1798, poi, durante la Rivoluzione francese, questa enorme chiesa è stata completamente demolita e oggi ne avanza soltanto una piccola parte del transetto laterale con una delle torri. Ma soltanto questa piccola parte di questo enorme complesso architettonico basta a far comprendere quanto fosse enorme l'antica chiesa di Cluny. Quindi questo per dare un'idea della potenza e dell'importanza economica e culturale di questa istituzione. Nell'Alto Medioevo la figura del Cristo aveva delle funzioni anche di tipo apotropaico, quindi Cristo era il malato per eccellenza in quanto si era sottoposto al supplizio della croce e quindi lui stesso era il malato esemplare che poi era uscito dalla sua condizione di infermità, di infirmitas come la chiamavano i latini, per poi risorgere il terzo giorno dalla morte, quindi costituiva un esempio importante per la gente del tempo, la quale ovviamente non sapeva per la stragrande maggioranza dei casi leggere e comprendere nulla di quello che c'era dell'eredità del passato, ma la figura del Cristo crocifisso dava questa idea di potenza e di affrancamento dalla morte e dalla malattia. Il Cristo che vedete raffigurato in questa illustrazione è il Cristo di San Sepolcro, che è una delle più antiche raffigurazioni cristologiche che abbiamo. Si pensa che sia addirittura risalente all'VIII secolo d.C., quindi all'epoca carolingia, ed è un Cristo di tipo ligneo. Quindi Cristo aveva questa doppia funzione, la figura cristologica, era malato ma era anche in grado di guarire, ed era, guariva per la sua stessa energia, ma guariva anche perché era dotato di questa sua parte divina che gli permetteva di vincere la malattia e la morte, era quindi il salvatore dell'umanità. Come vedete, l'atteggiamento di quest'altro cristoligneo antichissimo è esattamente identico a quello del Cristo di San Sepolcro. Questo è un Cristo che è presente nell'abbazia, nella chiesa, nella cattedrale di Lucca. Un atteggiamento di tipo ideologico assolutamente corretto rispetto al periodo lo troviamo in queste parole del vescovo di Canterbury, l'arcivescovo di Canterbury, il cardinale Stefano di Lonton, che racconta proprio del fatto di come il Cristo permette all'umanità di liberarsi dalla malattia e dalla morte in quanto medico celeste. Vediamo la raffigurazione di Cristo, una delle più antiche raffigurazioni prerinascimentali, che è legata al Cristo di Arezzo, della Basilica di San Domenico di Cimabue, che è stato dipinto intorno al 1270. La principale modalità di cura dell'Alto Medioevo consisteva fondamentalmente nella pazienza. L'individuo malato doveva sopportare il fatto di essere malato e pregare con fede Gesù, i santi, la Madonna, perché lo liberassero dal suo male aspettando che la natura facesse il suo corso. Teniamo presente che la lunghezza della vita media nell'Alto Medioevo, ma anche poi nei secoli seguenti, raramente superava i 35-40 anni e quindi era un'umanità estremamente fragile che dopo gli anni della giovinezza era pronta ad aspettarsi una fine da un momento all'altro. E soltanto la fede religiosa permetteva poi di superare questa difficoltà proprio scientifico-cronologica la potremmo definire. All'interno delle università e prima delle università, all'interno delle scuole, delle chiese cattedrali delle varie città d'Europa,
sorgono intorno all'11o-12 secolo delle scuole che servono fondamentalmente a creare una classe di chierici colti e capaci di poter insegnare a loro volta ai novizi e nello stesso tempo di poter reggere gli incarichi di tipo religioso, ma a volte anche di tipo amministrativo, che questi chierici ricevevano nella struttura sociale del tempo. Ricordiamo sempre che la Chiesa cattolica nell'Occidente medievale, è l'unica struttura interstatale esistente che permette questo scambio culturale in tutte le regioni europee. Esiste una lingua che è il latino, che viene compresa dalla Scozia fino alla Sicilia e che permette quindi a questa popolazione di chierici colti di poter parlare tra di loro indipendentemente dalla lingua materna di provenienza e dalla regione di provenienza. Grazie al latino si possono studiare i maestri del passato e si può raggiungere un livello culturale più che soddisfacente legato al tempo in cui queste persone vivono. Si segue una divisione del sapere legata nelle due grandi parti, le arti del trivio, che sono la grammatica, la retorica e la dialettica, e le arti del quadrivio, quindi l'aritmetica, la geometria, la musica e l'astronomia. La medicina fa un po' parte a sé all'interno di questa divisione, perché conserva comunque una valenza di tipo pratico che deve più delle volte essere acquisita sul campo, in quanto le opere dei maestri del passato più importanti, quindi fondamentalmente Aristotele e Galeno, vengono lette, vengono commentate, ma non possono assolutamente essere messe in discussione. Per vedere messa in discussione il bagaglio culturale fornito dalle opere di Galeno, dovremmo aspettare la metà del 1500 e l'opera di Andrea Vesalio. Quindi siamo assolutamente in un'epoca di conformismo culturale a cui la prima grande scossa, il primo grande momento di destabilizzazione sarà dato dalla peste del 1347. Per poter esercitare qualsiasi tipo di professione con un livello culturale importante, occorreva aver studiato alcune cose fondamentali che venivano impartite nelle scuole delle cattedrali e poi a livello più elevato nelle università del tempo che cominciavano ad aprirsi. La base culturale del tempo era una materia che si chiama logica. Che cos'è la logica? La logica è la capacità di poter attribuire un corretto significato e quindi utilizzare un corretto uso delle diverse parti del discorso. Per poter comprendere il passato occorreva conoscere la lingua, che era il latino, e occorreva anche poi formulare le idee che si erano apprese attraverso una sequenza logica la più corretta e la più armonica possibile. Assistiamo già qui a una situazione di ambivalenza formale del linguaggio, perché la parola che veniva utilizzata all'interno di queste scuole, in cui ricordiamolo sempre, chi partecipava come allievo era già un privilegiato perché sapeva leggere, dicevamo che la parola che veniva utilizzata all'interno di queste scuole cattedrali e di queste università rivestiva fin da subito un doppio significato che abbiamo visto già nell'opera di Isidoro di Siviglia e poi troveremo nei maestri della tarda antichità. Questo doppio significato era legato al fatto che la parola in sé definiva un oggetto, ma era anche un qualcosa di diverso dall'oggetto stesso, un qualcosa di sacrale. Il linguaggio aveva una simbologia di tipo sacrale che era legata al fatto che nella Bibbia si leggeva chiaramente come Dio avesse creato il mondo utilizzando la parola e attraverso la parola fosse poi riuscito a creare tutto quello che circondava l'uomo. Quindi la parola era un qualcosa che non andava sprecato, un qualche cosa che andava trattato con estremo riguardo. I grandi predicatori come Bernardo di Chiaravalle, San Bernardo, erano appunto famosi per la loro capacità di poter
utilizzare la parola in un ambito retorico, che viene, questa parola retorica deve essere intesa appunto sempre come giustificazione corretta dell'uso del linguaggio, il più abile possibile. Lentamente le università europee divennero sempre più importanti perché chi usciva dall'università, che fosse un maestro di retorica, un maestro di lingue, un chierico destinato poi a una carriera importante di vescovo, magari nei casi più fortunati di cardinale, o un dedito a materie di tipo più pratico, come poteva essere la medicina o la geometria, ricordiamoci i calcoli perfetti che vennero fatti per costruire le grandi cattedrali del tempo, doveva sapere il latino e doveva saper utilizzare anche la logica che gli permetteva di comprendere chiaramente quanto lui stesso stava studiando. Esistevano fondamentalmente due tipi di logica. Esisteva la logica aristotelica, quella del passato, che era fondamentalmente la logica dei termini, quindi delle parole, come si distribuivano all'interno di una frase, quindi i predicati e le loro varie classi, ed esisteva poi anche la logica più moderna, la logica stoica o logica nuova, che era la cosiddetta logica proposizionale, una logica molto più ambiziosa perché non si interessava soltanto dell'unica parola, ma permetteva di comprendere la struttura stessa della frase attraverso le relazioni tra le proposizioni di cui il periodo era composto. È una visione singolarmente moderna che ricorda un po' la critica strutturale degli anni 40 e 50 del XX secolo, in cui appunto c'è stato questo tentativo di conoscere e di approfondire la valutazione di ciò che viene scritto attraverso una comprensione di tipo strutturale del linguaggio. Come vedete, i logici medievali erano già arrivati ad avere la necessità di conoscere il modo in cui venisse scritta il periodo, in cui venisse scritto il periodo in modo più approfondito. Per ricevere un titolo di studio bisognava passare attraverso alcuni passaggi obbligati. Abbiamo visto all'inizio della lezione tutta la serie di opere che dovevano leggere questi studenti, quindi Aristotele, i filosofi del passato, Platone, Aristotele, dovevano leggere accuratamente Prisciano, che è un grammatico del VI secolo che ci ha lasciato un'opera grammaticale molto sofisticata, molto accurata. Ma avevano dei passaggi obbligati anche più moderni, tra cui c'era il cosiddetto Trattato di Pietro Ispano, un pensatore di origine portoghese che aveva scritto una specie di manuale di logica moderna con cui tutti gli studenti del periodo dovevano confrontarsi. Quindi esisteva tutta una serie di letture propedeutiche e basali alla costruzione di questa complessità e di questa complessità di formazione culturale. All'interno dell'Università di Parigi troveremo poi le figure culturalmente più importanti di questo periodo storico. Si può dire che qualsiasi intellettuale europeo che ambisse a diventare una persona di rilievo cercava poi di insegnare in università di prestigio e la più prestigiosa in assoluto era quella di Parigi. Ciò che veniva deliberato a livello accademico a Parigi faceva poi testo in tutto il resto del continente europeo. Era praticamente impossibile, tra l'altro, leggere il passato se non si avevano le basi logiche per comprendere il presente. Pensate che soltanto per quanto riguarda i sillogismi aristotelici c'erano alcune varianti che lo studente era tenuto a conoscere che significavano la correttezza o meno di una proposizione. Quindi c'era tutta una serie di trucchi dialettici, diciamo così, che uno studente era tenuto a conoscere se voleva essere ritenuto abile e quindi idoneo a proseguire nel suo corso di studi. Il medico del Medioevo non faceva eccezione a questa preparazione. Se voleva ricevere il titolo di medico dottoratus, quindi che aveva studiato all'interno dell'università, doveva effettuare
un tirocinio di tipo pratico presso altri medici a loro volta laureati, ma allo stesso tempo doveva dimostrare di conoscere perfettamente da un punto di vista grammaticale, retorico e logico anche i maestri del passato. Ovviamente la sua preparazione si sarebbe accentrata maggiormente sui testi di medicina e sui testi scientifici che per un intellettuale medievale di questo periodo sono fondamentalmente le opere di Aristotele che vengono tradotte dall'arabo al latino proprio all'interno dell'abbazia di Cluny, dal più grande poi dei traduttori del tempo che è Gerardo di Cremona, il quale traduce Aristotele dall'arabo al latino. Ma al medico serviva comunque una preparazione di tipo culturale ampio, se voleva dimostrare di essere degno di esercitare la propria professione. Essere un medico dottorato gli permetteva poi di rivendicare una forma di supremazia nei confronti delle altre professioni sanitarie, in quanto il medico dottorato di solito non toccava nemmeno il paziente, si limitava a dare delle indicazioni a chi lo assisteva perché fossero effettuate delle manovre sul paziente stesso. Però operare degli interventi di tipo chirurgico, degli interventi di tipo pratico sul corpo del paziente, c'erano i barbieri, c'erano le ostetriche, c'erano dei chirurghi, tra virgolette, che erano dei medici, diciamo, di condizione culturale inferiore, e poi i farmacisti che preparavano le pozioni che il medico prescriveva. Ricordiamoci che comunque la logica terapeutica fondamentale di questo periodo è quella dei contraria contraris, cioè che si cura una malattia col suo supposto contrario, in base agli insegnamenti di Ippocrate e di Galeno. Questo vuol dire che vengono allontanati i cosiddetti umori corrotti dal corpo della persona malata e il metodo principe che rimarrà in vigore fino all'inizio del 1800, quindi del XIX secolo, sarà fondamentalmente il salasso, praticato sia con un'incisione sia attraverso l'uso delle sanguisughe e questi animali sono in grado di succhiare da soli qualcosa come 200-250 grammi di sangue una volta applicati sulla cute del malcapitato. Dico malcapitato perché spesso questi salassi non servivano a nulla se non a indebolire il fisico del malato stesso. Pensate che ancora alla fine del 1700, all'inizio del 1800, in patologie di estrema gravità come una polmonite, si poteva trovare qualche medico che prescrivesse l'utilizzo dei salassi e quindi era un qualche cosa. Diciamo così, un retaggio culturale, una zavorra terapeutica che il medico si portava dietro dal passato e di cui impiegò moltissimi secoli per potersene liberare. La filosofia e la medicina sono in questo periodo storico strettamente intricate e apparentate tra di loro. Un buon medico era anche un ottimo filosofo perché aveva letto i maestri del passato, anche se alcuni maestri, come un celebre intellettuale medievale, Pietro d'Abano, poi esageravano in questa loro indipendenza intellettuale e finivano per incorrere negli anatemi della Chiesa che poi li consegnava nel caso al braccio secolare, quindi alle istituzioni civili, perché fossero sottoposti o a tortura o addirittura a supplizio. Quindi, come vedete, bisognava stare attenti a quello che si diceva e a quello che si praticava se non si aveva una conoscenza assolutamente accurata delle opere del passato. Già in questo periodo storico emerge una problematica di fondo che sarà poi ripetuta, ampliata, discussa anche il giorno d'oggi, che è quella del rapporto tra fede e ragione. Esiste una verità di fede ed esiste una verità legata alla scienza e legata alla ragione. Conciliare queste due parti del sapere per un uomo medievale è paradossalmente più semplice di quello che avviene oggi, dove questi due ambiti sono rigidamente separati, tranne casi di eccezione, ovviamente. Ma il medico del passato poteva comunque invocare a difesa dei suoi atti
una serie di testi scritti in precedenza dai grandi intellettuali del passato che lo mettevano, e approvati dalla Chiesa Cattolica, che lo mettevano al riparo da qualsiasi tipo di ritorsione. La causa delle malattie era un qualche cosa che si poteva ancora attribuire a una volontà divina, come ad esempio una punizione in caso di colpe commesse. Siamo ancora moltissimo, molto lontano da un'opera di visione epistemologica, intellettuale del concetto di causa, come quella che farà il filosofo scozzese David Hume nel XVIII secolo. Il più grande intellettuale del tempo, che è sicuramente Tommaso d'Aquino, intorno al 1254 cerca di sistematizzare nella sua opera i concetti della fisica aristotelica al credo cristiano, formando una gigantesca opera di summa teologica in cui cerca di conciliare la visione dei pagani dell'antichità più colti e più raffinati col credo cristiano. Un'opera colossale da un punto di vista intellettuale. Non peraltro, Tommaso insegna anche lui all'università a Parigi, dove ovviamente gli insegnamenti vengono fatti in latino. E quindi chi segue le lezioni deve conoscere perfettamente il latino, altrimenti non comprenderebbe praticamente nulla. Secondo Tommaso, le varie discipline scientifiche vengono ordinate secondo una logica di subalternazio. Cosa vuol dire la subalternazio? Una scienza è subalterna quando, per poter essere esplicata, dipende da una scienza ad essa superiore da un punto di vista ideologico. Per cui, ad esempio, secondo Tommaso, la medicina è superiore ideologicamente alla farmacia, e quindi la farmacia è subalterna alla prescrizione del medico. Esiste quindi una bipartizione del mondo, una teologia di tipo divino che rappresenta la conoscenza o il tentativo di conoscere ciò che Dio ha disposto per il mondo, e che è un sapere a cui possono arrivare soltanto i beati, i santi, attraverso una visione mistica della conoscenza, e invece una teologia di tipo umano in cui l'uomo che vive nel mondo è in grado di apprendere attraverso la scienza buona parte delle verità contenute nel mondo stesso, senza poter aprire la porta però su quelle che sono le maggiori verità legate invece alla teologia di tipo cattolico, di tipo cristiano, che soltanto l'uomo di fede e di fede profonda può attingere. Questa teoria tomistica di San Tommaso deriva in modo molto stretto dalla cosiddetta teoria della doppia verità di Averroè, che abbiamo visto nella lezione precedente. Ibn Rushd, cioè Averroè, è in grado di formulare questa teoria per conciliare gli insegnamenti di Aristotele con la fede islamica di cui lui fa parte. Questa teoria della doppia verità, che dice che l'intellettuale è in grado di apprendere i metasignificati che sono nascosti nel testo, mentre invece l'uomo non di cultura si deve fermare a una lettura più banale del testo stesso, sarà poi ereditata nelle università dell'Occidente medievale e permetterà a molti intellettuali dell'università, non solo di Parigi, ma degli altri luoghi di studio del tempo, di salvare in un certo senso la propria vita e la propria integrità, appellandosi a questo fatto e rivendicando che loro comunque rimangono fedeli agli insegnamenti della Chiesa Cattolica, pur studiando dei maestri del passato che sembrerebbero almeno formalmente allontanarsene. Questa eccessiva, chiamiamola così, libertà che ha l'intellettuale del tempo viene varcata nel contesto dell'Università di Parigi più volte. Tanto è vero che nel 1277 il vescovo di Parigi, Stefano Tempier, emana un lungo decreto che contiene ben 219 proposizioni di condanna di quello che i professori dell'Università di Parigi insegnano nelle aule dell'università stessa, facendo riferimento ai testi di Averroè, quindi di Aristotele, che viene traslato e modificato da Averroè stesso. Dice il vescovo di Parigi, Stefano Tempier, che questi intellettuali si sono allontanati eccessivamente
dagli insegnamenti della Chiesa Cattolica e quindi hanno rischiato di scivolare in un terreno eretico. All'inizio i professori di Parigi si ribellano a questa limitazione della loro libertà di insegnamento e di lettura. Poi lentamente, messi davanti, come accadrà poi altre volte nel corso dei secoli che verranno, messi davanti alla possibilità di rischiare la propria vita o per essere torturati o addirittura condannati al supplizio, ritrattano queste posizioni di indipendenza. Un caso eclatante è quello di Sigeri di Bramante, uno dei professori più intellettualmente vivaci e, diciamo così, controcorrente del periodo, il quale ritratterà completamente la sua visione culturale dell'inizio più anticonformista, più aderente agli insegnamenti di Aristotele e di Averroè, per ritornare nell'alveo della Chiesa Cattolica. Questo suo cambiamento farà in modo che Dante poi inserirà Sigeri di Bramante tra i beati del paradiso. Vediamo ad esempio nell'opera del teologo Tommaso di Wilton il tentativo di giustificare, sempre utilizzando la doppia verità, la teoria della doppia verità, il fatto che gli intellettuali del tempo, pur appellandosi ai maestri del passato, poi alla fine finiscono per essere aderenti agli insegnamenti della Chiesa Cattolica, in quanto la verità divina trascende ogni tipo di conoscenza umana. Come vedete, è un tentativo molto saggio perché l'alternativa a questa visione conciliante dell'insegnamento universitario è qualcosa che non tutti hanno il coraggio di affrontare. Insomma, i tempi di Giordano Bruno sono ancora lontani. E di altri martiri, poi diciamo così, dell'indipendenza conoscitiva. Sigeri dirà all'inizio, per giustificarsi nei confronti delle autorità vescovili di Parigi, che questa frase dice: noi maestri delle arti, cioè noi che insegniamo all'Università di Parigi, cerchiamo soltanto il pensiero dei filosofi e di Aristotele, anche nel caso che questi abbiano un'opinione diversa da quello che la verità divina, quindi cristiana, ci ha insegnato. Questa è la posizione di partenza di Sigeri, ma poi col passare degli anni, mano a mano che si trova di fronte al bivio di ritrattare o di essere condannato al supplizio, alla fine esclamerà: nel dubbio, noi insegnanti dobbiamo aderire alla fede cristiana che supera la potenzialità della conoscenza attraverso la ragione. Quindi alla fine Sigeri deve chinare il capo perché l'alternativa è quella di fare una fine non proprio allettante per un essere umano, quindi di essere sottoposto a tortura o peggio ancora a pena capitale, insomma. Quindi Tommaso era stato più abile in questo perché era riuscito, attraverso anche una potenzialità culturale immensa che lui possedeva, almeno apparentemente a conciliare gli insegnamenti della Bibbia con quelli degli antichi filosofi, ma lo aveva fatto sempre rimanendo su un livello di totale teoria, senza insegnare direttamente in pubblico verità così urticanti come l'indipendenza della ragione dalla fede. Chi invece si libera un po' da questo condizionamento è chi vive al di là della Manica. L'Inghilterra è sempre stata una culla particolare di indipendenza da parte dei propri intellettuali e infatti presso la scuola filosofica e anche religiosa di Oxford abbiamo alcuni esempi di intellettuali che si liberano un po' dal condizionamento di tipo confessionale. Il primo di questi è sicuramente il maestro degli intellettuali di Oxford, che è Roberto Grossatesta, il quale è autore, ad esempio, di una suggestiva teoria sulla diffusione della luce. Ma il personaggio più importante da un punto di vista intellettuale di questa scuola di Oxford è sicuramente il frate francescano Roger Bacon, conosciuto anche come Ruggero Bacone. Persona di estrema suggestione culturale,
Ruggero Baccone è un matematico ed è anche un alchimista, pare si sia esercitato in esperimenti alchemici, quindi di chimica primitiva, molto suggestivi, inventando tra l'altro o riscoprendo parzialmente la polvere da sparo. Ma Baccone ha una visione da un punto di vista scientifico estremamente innovativa. Lui pensa che la cosiddetta scienza pratica, quella delle persone più umili, non sia un qualcosa da disprezzare, ma sia invece qualche cosa che si debba coltivare, una forma di conoscenza che possa essere appresa utilmente anche dall'uomo di cultura. Lo fa sostenendo la via del ragionamento e la via dell'esperienza che anche l'intellettuale deve percorrere. E i suoi testi, che sono in parte di tipo addirittura alchemico, verranno poi letti di nascosto anche da alcuni teologi romani che li trovano particolarmente innovativi. Qui vediamo ad esempio una pergamena di Ruggero Baccone dedicata alle leggi dell'ottica, che secondo lui sono quelle fondamentali su cui si basa la conoscenza dell'universo. Baccone immagina una sapienza divina, a cui ovviamente pochi possono attingere, ma che permea di se stessa tutto il mondo, tutto l'universo, tutta la conoscenza anche di tipo umano. Si può arrivare ad avere una visione di questa conoscenza divina a stadi, perché ovviamente le persone più colte riescono a comprendere di più di questa visione. Stando bene attenti, perché ci dice Baccone, un sapiente che non tiene presente gli insegnamenti delle scritture può incorrere nel cosiddetto peccato di orgoglio, una forma di hubris, come parlavano gli antichi greci, e per cui percorrere una strada di cecità umana che lo può portare alla perdizione perché non è in grado di gestire un po' da un punto di vista faustiano il sapere a cui lui attinge. Baccone sostiene la dignità di ogni tipo di sapere, quindi anche gli uomini più umili sono in grado di insegnare qualcosa agli uomini più saggi e ha una visione addirittura prospettica, quasi da fantascientifica. Immagina la possibilità per l'uomo del futuro di costruire macchine volanti o macchine capaci di muovere e di esplorare il fondo del mare o addirittura di percorrere le strade della terra senza bisogno degli animali. Quindi sono tutte cose che lui deve in un certo senso mascherare e che può dire perché vive in parte in Inghilterra, quindi nelle isole britanniche, un po' più lontano di altri intellettuali dalla longa manus della Chiesa Cattolica. E mi preme sottolineare questo ragionamento di Baccone sui tre tipi di errore in cui l'intellettuale può incorrere nel caso cerchi una giustificazione alla propria forma di conoscenza. Un errore che si può fare è quello di ricorrere all'autorità per nascondere la propria ignoranza. Chi si fa scudo della letteratura e di quello che è stato fatto nel passato senza portare una visione originale di un problema, incorre in una forma di errore di tipo culturale. Un altro errore che Baccone trova molto grave è quello di una estensione del concetto precedente. Ricorrere a invocare sempre la tradizione del passato senza portare alcuna visione originale del problema. E poi una terza, se vogliamo, variante che è legata sempre a una comprensione della realtà basata sul conformismo intellettuale, quindi sul fatto che l'intellettuale accetta che il mondo vada in un certo modo in base a una consuetudine di comodo per evitare di incorrere in critiche e in contrasti col potere civile e quello religioso. Quindi, come vediamo, una serie di elementi estremamente scomodi per il contesto delle autorità del tempo. Possiamo dire che Baccone, in un certo senso, Ruggero Baccone, fosse estremamente in anticipo sul tempo. È un frate francescano, all'interno dell'ordine dei francescani
verso la fine del 200, l'inizio del 300, si muove tutta una corrente che definire eretico eccessiva, ma comunque una corrente di innovazione culturale estremamente discordante rispetto alla visione generale dell'autorità ecclesiastica, in parte anche dell'autorità civile. L'altro grande intellettuale del periodo è anche lui un intellettuale che viene dall'ordine dei francescani, quindi un frate francescano, e si chiama Guglielmo di Ockham. Anche Ockham è nato in Inghilterra, che come vediamo ha questa capacità di generare una visione del mondo molto più libera rispetto a quello che avviene nel continente. Ockham è un francescano, già le sue prime opere suscitano alquanto clamore all'interno delle gerarchie ecclesiastiche che lo chiamano ad Avignone nel 1324, dove c'è adesso la corte papale, per giustificarsi dalle proprie teorie. 2 anni prima il capitolo generale dei francescani a Perugia aveva emanato una direttiva estremamente in contrasto col potere del tempo, in cui rifacendosi all'insegnamento evangelico aveva proclamato che gli uomini di chiesa, gli uomini comunque dell'ordine dei francescani, fossero tenuti alla più assoluta e rigorosa povertà per richiamarsi all'esempio cristologico. Questo metteva in crisi la corte papale per prima cosa, che all'interno della città di Avignone viveva nel lusso e nello sfarzo, e quindi poi anche tutta la curia romana, il clero in generale, che viveva con delle sovvenzioni di elemosina dei fedeli estremamente generose. Ockham viene tenuto per 4 anni sotto inquisizione ad Avignone e quando sta per essere emanato un decreto di condanna che lo avrebbe sicuramente sottoposto a scelte molto difficili, Ockham fugge da Avignone insieme al capo dei francescani eretici, chiamiamolo così, Michele da Cesena, e si reca a Pisa alla corte dell'imperatore tedesco Ludovico il Bavaro, che è sceso in Italia per contrastare il Papa e creare un antipapa a residenza italiana, quindi a Roma, l'inizio del grande scisma di Occidente, legato anche al fatto che per circa 70 anni i papi sono succubi del re di Francia e vivono in un loro possedimento circoscritto, che è la provincia di Avignone, nel sud della Francia. Durante l'esilio in Baviera, Ockham scrive delle opere contro il potere temporale dei papi e sulla supremazia dell'autorità imperiale. Qualcosa del genere troveremo anche poi in Dante sull'elogio dell'imperatore Arrigo VII, però ormai da un punto di vista della dialettica di potere, la visione imperiale, ghibellina, diciamo così, del potere sul territorio europeo è destinata alla sconfitta, perché l'imperatore romano del tempo è ormai soggetto all'elezione dei principi tedeschi e non ha quell'autorità assoluta che i grandi imperatori del passato, fino agli Hohenstaufen, quindi ai due Federico I e Federico II di Svevia, erano riusciti ad esercitare. Ormai la partita è stata fondamentalmente vinta dal potere ecclesiastico e fino al 1347 le cose sono assolutamente bloccate in questo senso. Contemporaneo a Ockham, o quasi contemporaneo a Ockham, ci sono altre figure di grandi pensatori. Il più brillante di tutti è sicuramente lo scozzese Duns Scoto, che vive e insegna a Parigi, soprannominato anche il dottor Sottile per la sua estrema abilità dialettica, che ci ha lasciato un'immensa opera di logica di alcuni volumi estremamente complessi, in cui parla della visione beatifica di Dio come un passaggio a più livelli a cui alla fine soltanto pochi possono arrivare agli ultimi stadi, quindi alla comprensione assoluta della divinità. Ci sono quindi pensatori di tipo più tradizionale come Duns Scoto e pensatori molto più innovativi come Ockham.
Occam è particolarmente innovativo per una sua supposizione intellettuale singolarmente moderna, che è legata alla distinzione tra la conoscenza intuitiva, che è la conoscenza concreta, cioè di quello che appare davanti ai nostri occhi di esseri umani nella vita di tutti i giorni, e la conoscenza astrattiva, che fondamentalmente è la conoscenza basata sul ricordo, cioè su quello che noi ricordiamo di quello che abbiamo conosciuto, pur non avendo davanti ai nostri sensi l'oggettualità di quello che abbiamo conosciuto. Questa conoscenza astrattiva è una forma di riflesso della conoscenza divina, un dono di Dio che viene dato all'uomo di estrarre dalla conoscenza empirica precedente un ricordo. È una distinzione singolarmente moderna che ricorda un po' quello che farà Hume nel XVIII secolo, quando parlerà di verità di fatto e verità di ragione. Contiene però un'altra affermazione assolutamente rivoluzionaria che fa sempre Guglielmo di Occam, che è quella tra la potenza assoluta del gesto divino e la potenza ordinata sempre di Dio stesso. La potenza assoluta è quello che Dio può fare liberamente per sua insindacabile volontà. Ma la potenza ordinata, la potenza assoluta invece, e qui è la singolare modernità di Occam, è la libertà che il creatore lascia alle proprie creature di poter vivere e agire in modo libero e indipendente. Quindi, in questo modo, Occam rivendica per l'uomo una libertà di comportamento. Se lui vuole, se il libero arbitrio glielo permette, indipendente dalla verità di fede, è la base su cui verrà poi costruita tutta l'ideologia della conoscenza scientifica e della conoscenza razionale. Si può condensare questa visione ideologica nella bellissima frase: Dio poteva fare anche ciò che non voleva fare. Quindi Dio può astenersi dall'impedire all'uomo di costruirsi una realtà a suo uso e consumo, lo lascia libero. Lasciandolo libero, l'uomo può indagare la natura e può migliorare la propria condizione. Questa è una visione estremamente moderna. La parte invece antica, diciamo così, di questa visione di Occam è il richiamo alla retorica. L'uomo può attingere a questa conoscenza libera, purché non cada nel principio di contraddizione. Il principio di contraddizione è un principio di tipo logico, per cui non si può affermare una cosa al contrario di questa cosa stessa. Ed è una valutazione di tipo logico estremamente medievale, che probabilmente Occam inserisce per farsi ben capire dagli altri intellettuali del tempo. Come vediamo, la visione di Occam è estremamente moderna e ha un altro punto di grande innovazione che viene denominato rasoio di Occam. Che cos'è il rasoio di Occam? E si esprime in questa frase semplicissima. Quando cerchiamo di definire un oggetto della nostra conoscenza, dobbiamo essere il più semplici possibili. In latino si dice: Entia, gli enti non sono da moltiplicarsi senza una necessità, quindi non dobbiamo utilizzare più parole per definire una verità razionale, se ne bastano di meno. Quindi è inutile utilizzare tre parole se possiamo definirne un concetto, possiamo definire un concetto con due. Questa modalità di approccio conoscitivo è tipica del procedimento scientifico. In medicina, ad esempio, è molto utilizzata in ambito di urgenza quando bisogna arrivare a una diagnosi presuntiva nel modo più rapido possibile, quindi tagliando via tutte le ipotesi non necessarie. All'interno del pensiero di Occam c'è la necessità di verificare con estremo rigore il principio di causalità in ogni indagine, quindi bisogna trovare la causa che lega l'effetto, che noi vediamo nel mondo. E Occam lo dice più volte all'interno della propria opera. Quindi Occam è un filosofo estremamente importante perché pone
in modo non completamente consapevole, certamente, le basi a quello che sarà poi lo sviluppo della conoscenza attraverso la scienza futura di là da venire. Di là da venire perché alla fine della vita di Occam succede un qualche cosa che cambierà completamente la storia europea. Questo qualche cosa è la terribile epidemia di peste che avviene tra il 1347 e il 1353, che uccide qualcosa come un terzo dell'intera popolazione europea, si parla di circa 30 milioni di individui, e che cambia completamente il rapporto dell'uomo con la realtà. La scienza degli antichi maestri del passato, la medicina di Ippocrate e quella di Galeno, la conoscenza biologica di Aristotele, non serve minimamente per affrontare il nuovo flagello legato alla pestilenza. Da qui, per molti intellettuali, la perdita di ogni forma di fiducia nel sapere del passato e la necessità di cercare un sapere nuovo, che poi nel XV, XVI, XVII secolo sarà la cosiddetta scienza nuova, cioè la nuova scienza diversa da quella del passato, e che farà scrivere al nuovo Bacone, a Francesco Bacone, non a Ruggero Bacone, all'inizio del Seicento, il novum organum, cioè il nuovo organo, la nuova opera scientifica in contrasto col vecchio organum aristotelico. Bacone rifiuta Aristotele, ma anche Aristotele e Galeno vengono rifiutati per prima cosa dai nuovi medici di questa seconda parte del Trecento, che vedono che tutto quello che hanno imparato nell'università del tempo è assolutamente inutile per contrastare questo flagello devastante che è la peste e che costringe a fare i conti con una realtà completamente nuova. Le grandi epidemie hanno questo di positivo, che costringono gli esseri umani a misurarsi con la novità, con una novità assoluta, che è quella legata appunto alla peste. La peste quindi è il lato, diciamo così, innovativo di questa seconda parte del Trecento. Qui ne vediamo una raffigurazione del 1500 fatta da Bruegel il Vecchio, che anche se posteriore ci dà comunque questa visione apocalittica del mondo legata appunto alla pestilenza. Allora pensiamo a un essere umano tardo medievale. Lo stesso Occam morirà di peste, come moriranno di peste artisti, intellettuali in modo indiscriminato, e lo stesso Occam sparirà nell'epidemia di peste e l'uomo medievale dovrà confrontarsi con questa nuova, con nuovo flagello che sarà un qualche cosa che cambierà completamente la visione non soltanto di conoscenza materiale, ma in un certo senso anche spirituale del mondo, perché porrà ad esempio degli interrogativi importanti su come agisca la provvidenza divina e perché si sia verificata la pestilenza e come questa abbia dato così tanti lutti e disgrazie per tutta la popolazione europea. Con questo io ho finito questa lezione e ci vediamo nella prossima puntata. Lasciandovi con questa descrizione di un periodo storico di grande complessità e anche di grande orgoglio intellettuale che finì improvvisamente per colpa di una terribile epidemia.